una notizia terribile, arrivata in una settimana davvero maledetta che ha visto l'Italia fermarsi prima per i tanti incidenti occorsi lungo le strade e poi per la drammatica esplosione di un mezzo pesante avvenuta a Bologna, conseguenza di uno scontro che ha visto il tir con a bordo materiale esplosivo saltare letteralmente in aria. Ora, purtroppo, l'ennesimo dramma, particolarmente toccante. Due bambini sono infatti morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea gionica a Brancaleone, nel Reggino. La madre dei due ragazzini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave e è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni, la famiglia si stava dirigendo verso il mare quando all'improvviso è stata travolta da un mezzo, che stava effettuando regolare servizio. Appunto, da quel che si apprende, l'incidente si è verificato in contrada San Giorgio, tra Brancaleone e Lopi. La donna e i due figli, dei quali al momento non si conosce né l'identità, né l'età, nel momento in cui sono stati investiti da treno stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. La famiglia, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta del sopraggiungere del treno, che li ha investiti in pieno. Il tutto sarebbe successo intorno alle 15:20 di questo pomeriggio, e a travolgere la mamma e i suoi figli sarebbe stato uno dei treni che da Melito Porto Salvo arrivano a Catanzaro Lido. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria ed un mezzo dell'elisoccorso. La circolazione ferroviaria è interrotta da quasi due ore. Ferrovie dello Stato, da qualche minuto, stanno provvedendo a effettuare il trasporto dei passeggeri attraverso dei pullman giunti sul posto. Una notizia che ha sconvolto i passeggeri e gli abitanti della zona. Si aspettano ora i rilievi della polizia per capire cosa sia successo davvero, anche se tutto fa pensare a un tragico incidente.